Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi alcuni anime. Questo perché recentemente, ma da quando ho aperto il canale in realtà, ricevo tantissime richieste su non ho mai visto anime, che cosa mi consigli? Oppure ho visto questo anime, cosa mi consigli di guardare? Mi piace questo genere, vorrei iniziare a guardare gli anime, che cosa mi suggerisci? Quindi ho pensato di iniziare una serie di video in cui consigliarvi alcune fra le mie serie animate giapponesi preferite. Di volta in volta cercherò di selezionare titoli di genere differenti in modo da poter incontrare i gusti un po' di tutti, in modo da poter consigliare sia chi ha le prime armi, chi magari segue tanti anime, vorrebbe conoscere qualcosa di nuovo, magari qualcosa di recente che è uscito. Non sono una grandissima esperta in questo settore, però seguo veramente tanti anime e soprattutto nell'ultimo periodo mi sono riavvicinata molto a questo mondo, quindi spero questo tipo di video vi possa interessare, anche la mia idea di fare magari una serie di questi video per consigliarvi di volta in volta titoli magari già esistenti da diversi anni che titoli invece più recenti e nuovi. Il primo titolo che voglio consigliarvi oggi è uno dei miei anime preferiti di sempre, l'ho rivisto ben 3 volte e penso sia l'anime perfetto da cui partire se non avete mai visto nulla o se magari guardavate cartoni giapponesi quando eravate piccoli e adesso vorreste ritrovare un po' quel mood. Sto parlando di Toradora. Toradora è il classico esempio di anime scolastico. I protagonisti sono dei ragazzi liceali che frequentano la scuola e le vicende sono incentrate tutte attorno alla scuola, ai sentimenti, all'amicizia, le relazioni, diciamo, fra questi ragazzi, i primi approcci con il mondo del lavoro, i primi pensieri sull'amore. E i protagonisti di questa storia sono Ryuji e Taiga. Ryuji è un ragazzo che sembra un teppista, un bullo, ma che in realtà è una persona dolcissima, che è ossessionato dalle pulizie, che ama cucinare, prendersi cura degli altri, in particolare della madre che è sola e ha cresciuto appunto Ryuji tutta da sola. Taiga invece è una ragazza bassina, piccolina, che sembra una bambolina, ma che è super tenace e forte ed ha i modi un po' bruschi, diciamo, a volte. Questi due ragazzi che sono totalmente agli opposti si avvicinano perché sono innamorati entrambi dei rispettivi amici. Quindi Taiga è innamorata dell'amico di Ryuji e Ryuji dell'amica di Taiga. Quindi cercheranno di aiutarsi a vicenda e portare a termine, diciamo, le loro missioni d'amore. Un anime bellissimo perché oltre ad avere un sacco di scene molto divertenti di intrattenimento, ci sono momenti anche molto riflessivi in cui i personaggi si mettono in discussione. C'è una crescita anche, non solo di Ryuji e Taiga, ma anche dei loro amici, che secondo me è veramente molto bello e molto interessante. Spesso poi fanno delle riflessioni, sì, un po' esistenziali portate all'estremo, però penso che possano far riflettere diverse persone, soprattutto i giovani. È un anime che ha di tutto: ha sentimento, divertimento, intrattenimento e riflessione, quindi ve lo straconsiglio. Il secondo anime che voglio consigliarvi oggi è Psycho Pass. Questa storia è ambientata in un ipotetico futuro in cui la tecnologia ha permesso di monitorare e tenere sotto controllo il livello mentale, psicologico delle persone e le loro inclinazioni, chiamato Psycho Pass. Questo permette di preventivare anche le variazioni di una persona e prevedere quindi la loro tendenza ad essere dei criminali, a commettere degli atti che vanno contro la legge. La polizia è dotata di pistole speciali che sono in grado di monitorare questo livello di criminalità e di conseguenza variare il tipo di colpo, quindi possono semplicemente tramortire le persone, magari portarle in prigione o ucciderle in base al livello di pericolosità di queste persone. I protagonisti lavorano nella pubblica sicurezza e quindi seguiamo le loro vicende legate a vari casi, diciamo, di criminalità che si manifestano in questo nuovo tipo di società, che devo dire essere veramente agghiacciante. La cosa che forse mi ha colpito di più di questa storia è il lato fantascientifico barra psicologico mischiato al genere giallo, perché essenzialmente i protagonisti sono dei poliziotti che devono catturare dei criminali. La cosa che mi ha appunto agghiacciata di questa storia è il avere la pretesa di poter misurare numericamente il tasso di criminalità di una persona.
una persona qualunque che magari non sta facendo niente, magari semplicemente nervosa, e quindi il suo livello di criminalità sale, diventa potenzialmente un criminale, anche se non fa assolutamente niente, ma magari pensa nella sua testa qualcosa di oscuro, di non positivo, viene additato come una persona pericolosa. È una cosa che mi ha mandato veramente in bestia ed è stranissimo. È un anime che vi consiglio tanto se state cercando qualcosa di thriller barra psicologico, perché sicuramente vi farà riflettere molto. Terzo anime che voglio consigliarvi è un anime sportivo, diciamo. Io generalmente non amo le serie animate che parlano di sport, questo perché non mi piace particolarmente lo sport, o almeno gli sport che vengono trattati nelle varie serie animate. Free invece è totalmente diverso, questo perché parla di nuoto, la mia grandissima passione. Io ho nuotato per tantissimi anni, mi piace tantissimo nuotare, mi piace l'acqua, la sensazione di essere immersa, di trovarmi anche semplicemente in una piscina, in una vasca da bagno, per me non ha veramente prezzo. E quando ho scoperto l'esistenza di un anime sul nuoto, sono letteralmente impazzita. La serie segue la storia di alcuni ragazzi appassionati appunto al nuoto, chi più chi meno. C'è infatti Rin, un ragazzo che vive diciamo per la competizione, per le gare, vuole fare il tempo, essere il migliore di tutti, e chi invece come Haru vuole semplicemente nuotare perché lo fa stare bene, perché gli piace la sensazione di trovarsi appunto in acqua. È un anime veramente bello secondo me, anche se estremizza molto il lato sportivo del nuoto, come accade secondo me in diversi anime dedicati allo sport. Si tende sempre molto ad esagerare quella che è magari la competizione o le prestazioni agonistiche, però l'ho trovato bello perché è divertente, di intrattenimento e allo stesso tempo mi ha fatto sentire un pochettino compresa. Cioè, io amo tantissimo nuotare, per me è fantastico, ma non mi piace gareggiare, ad esempio. Ho fatto qualche gara, ma non mi sono mai piaciute più di tanto. A me piace nuotare semplicemente perché mi piace, punto. Ed è una cosa in cui mi sono ritrovata tanto, nel senso anche di amicizia che hanno questi ragazzi perché li unisce la passione per il nuoto. È quindi una storia, secondo me, molto bella se vi piace il nuoto, se vi piace lo sport. Se state cercando qualcosa di leggero e poco impegnativo, voglio poi consigliarvi un anime che ho scoperto recentemente, ovvero questo Club d'arte ha un problema. Ve ne avevo parlato anche sul gruppo, su Twitter, forse anche su Snapchat, perché quando scopro qualcosa che mi piace particolarmente, mi impallino e riempio i social di queste cose, perché voglio che tutti scoprano queste cose per me bellissime. Quindi, eventualmente, se siete curiosi, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Comunque, come si può capire dal titolo di questo anime, parla di due ragazzi che frequentano il club d'arte del loro liceo. Usami è una ragazza che disegna continuamente mele perché le piacciono molto i grandi artisti che rappresentavano nature morte, quindi si esercita a disegnare mele, mentre Uchimaki è un ragazzo ossessionato dalle ragazze bidimensionali, quindi passa tutti i suoi giorni a disegnare la ragazza perfetta dei suoi sogni che potrebbe sposare. Ma una ragazza bidimensionale, perché le ragazze vere e proprie non gli interessano minimamente, anzi le trova odiose. Peccato però che la sua compagna di club sia innamorata di lui. È un anime veramente molto divertente, frizzante, dinamico, a tratti tenero, però non troppo sdolcinato, e che ho trovato coerente dall'inizio alla fine, una cosa che mi è piaciuta tanto. Nonostante ci siano alcuni cliché di tutti i vari anime shoujo scolastici, come fraintendimenti, doppi sensi, problemi d'amore, appunto, l'ho trovato comunque abbastanza originale, comunque molto piacevole da vedere. Ci sono poi dei personaggi tanto divertenti come Colette, che è una ragazza straniera che vive in Giappone, oppure il presidente del club d'arte che dorme continuamente. L'ho trovata una serie molto piacevole da guardare, soprattutto molto divertente, e spero tantissimo che facciano una nuova serie, perché ho amato tantissimo questa prima serie, questa prima stagione, diciamo,
però necessito di un seguito, cioè voglio assolutamente che continui perché mi è piaciuto veramente tanto. Un altro anime che vi straconsiglio, di cui vi avevo parlato in un qualche preferiti del mese, è Erased. Erased parla di un ragazzo aspirante mangaka che durante il corso della sua vita vive dei fenomeni chiamati revival, ovvero riesce a tornare indietro di qualche minuto e rivivere quindi alcuni momenti particolari della sua vita. Questo per poter sventare magari degli incidenti, prevenire dei disastri, anche piccole cose in realtà. Quindi quando torna indietro nel tempo, si osserva, cioè si guarda attorno per capire che cos'è che non va, che cos'è che non funziona, in modo da poter intervenire, quindi salvare magari le persone da un incidente, aiutare qualcuno e cose di questo tipo. Finché un giorno viene a trovarlo sua madre e gli ricorda una storia che era successa quando era bambino. Una ragazza della sua età era scomparsa e successivamente trovata morta. Era stato accusato un ragazzo che viveva da quelle parti, che tra l'altro era anche un amico di questo bambino, però non sono totalmente convinti che sia lui il vero assassino. E si troverà questo ragazzo a ripercorrere la sua infanzia e a cercare la vera, diciamo, soluzione di questo caso. Questo anime mi era piaciuto veramente tantissimo, tanto che me lo sono maratonata in un giorno perché è riuscito a coinvolgermi tanto, a catturarmi. Ero molto curiosa di sapere chi fosse l'assassino, perché avesse agito in un certo modo, di scoprire pian piano la storia rivivendo i ricordi del nostro protagonista, scoprire che cosa fosse effettivamente accaduto, insomma, tutto questo lato misterioso l'ho trovato molto accattivante e mi ha intrigata dall'inizio alla fine, non mi ha mai annoiata ed è stata veramente una grande scoperta, per nulla banale o scontato. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo anime sono i contrasti, il contrasto fra questa storia macabra, rapimento e successiva uccisione di una bambina delle elementari e i protagonisti, diciamo, di questa storia, che sono dei bambini, bambini delle elementari. Quindi c'è una sorta di tenerezza, innocenza di questi bambini che scoprono per la prima volta cos'è l'amicizia, cos'è l'amore, e doverlo però affrontare attraverso dei temi duri, come ad esempio la violenza, il mondo degli adulti che pare così, così duro, così negativo, assolutamente consigliato a tutti. Io l'ho adorato, mi è piaciuto veramente tantissimo. Se vi piacciono poi le serie animate, le serie TV, thriller barra giallo, guardatevelo, è veramente bellissimo. Ultimo, ma non per importanza, perché in realtà è l'anime da cui è nato tutto, quello che mi ha ispirata tantissimo, che mi ha fatto venire voglia di parlarvi di anime qua sul canale. È uscito recentemente, ci sono solo 3 episodi al momento, ma sento già che sarà uno dei miei anime preferiti di sempre perché già lo sto amando. E sto parlando di Yuri on Ice. Questo anime parla di pattinaggio su ghiaccio e già per me è sufficiente a dire che sarà uno dei miei anime preferiti di sempre perché io amo il pattinaggio su ghiaccio, penso sia una forma d'arte bellissima, mi ispira, mi fa sempre sentire come se fossi in un mondo diverso, in un mondo delle favole, che può sembrare una cosa strana, ma la trovo una disciplina veramente molto elegante, aggraziata, una vera danza su pattini. Non lo so, è l'unico, diciamo, sport che seguo anche fuori dalle gare, di cui mi guardo i video sempre, anche su YouTube, o che seguo, che ne so, le repliche in TV. L'unico che seguo così, con così tanta passione perché veramente mi rende felice, mi piace, mi ispira tanto. Uno dei protagonisti di questa storia è appunto Yuri, un ragazzo di 23 anni giapponese che pattina. Ha la passione per questa disciplina da quando era piccolo, da quando ha visto in TV un ragazzo russo esibirsi ed è rimasto folgorato dalla sua bellezza, dalla sua maestosità sui pattini, dalla sua eleganza. Il suo sogno era diventare proprio come lui. Peccato che poi in gara non riesce a dare il meglio di sé e finisce per essere ultimo in un paio di gare. Questo lo demoralizza tantissimo finché decide di abbandonare. Torna a casa
dalla propria famiglia, va nel posto in cui è nato tutto, in pista, e si esibisce riproponendo lo stesso programma di questo pattinatore che ama tantissimo, che si chiama Victor. Quello che non sa Yuri è che qualcuno lo sta filmando e caricando il video su internet. Questo video diventa virale, arriva persino nelle mani di Victor, questo pattinatore russo famosissimo che ha vinto praticamente tutto, e che decide di mollare tutto, andarsene dalla Russia e andare in Giappone per addestrare Yuri. Potrebbe sembrare un sogno che si realizza, ma in realtà è molto più complicato di quanto non sembri, perché Yuri non ha tanta fiducia in se stesso, deve capire che cos'è che l'ha spinto a iniziare a pattinare, deve ritrovare appunto fiducia e credere di più in se stesso, e affronterà un percorso di crescita in questo senso. Come vi dicevo, sono usciti per ora soltanto 3 episodi, ma lo sto amando. Uno, perché parla di pattinaggio su ghiaccio, che io trovo favoloso. 2, mi piace veramente tanto la storia, il fatto che il protagonista non sia un ragazzo giovane, ma un ragazzo di 23 anni, che si appresta appunto a partecipare alle gare di pattinaggio e che non ha successo, un ragazzo che è estremamente insicuro di se stesso, che si deve rapportare invece con dei ragazzi molto più giovani di lui, che invece pensano di avere il mondo nelle loro tasche, che sono molto più sicuri. E questo confronto secondo me diventerà molto più interessante soprattutto avanti, quando magari incomincerà a gareggiare e conosceremo anche nuovi personaggi. Io per adesso posso dirvi soltanto di guardarlo, sono 3 episodi, non vi costa nulla. Io più di così non so che cosa dire, sono veramente molto emozionata perché il primo episodio mi ha fatto veramente piangere, e non perché sia commovente o anzi è estremamente divertente e buffo come anime, però è stata una carica emotiva per me molto forte. Parlare di pattinaggio su ghiaccio e poi vedere la loro opening con questi disegni che danzano su una musica bellissima con un testo favoloso. Io sono rimasta molto impressionata e non vedo l'ora che sia settimana prossima per un nuovo episodio, perché, mannaggia, perché l'ho scoperto adesso che sta uscendo pian piano? Se l'avessi scoperto a anime terminato sarebbe stato tutto più facile. Ma va bene. Questi erano quindi i miei consigli per oggi. Fatemi sapere se questa idea di fare una serie di video dedicati agli anime può interessarvi, vi incuriosisce. Non vi interessa, la cestineremo, insomma, quando inizio nuovi progetti sono sempre molto curiosa di sapere la vostra opinione, quindi non esitate a commentare qua sotto. E già che ci siete, fatemi sapere quali sono i vostri anime preferiti e se state già guardando Yuri on Ice, perché dovete guardarlo, sì, ve lo dice Bambi, guardatelo, è bellissimo. No, a parte gli scherzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere utile in un qualche modo, spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo alla prossima. Ciao!